complimenti all'assessore e al professore. Bene, intervento. Ci auguriamo che il professore, che si sente guardiese di elezione, sia formalizzato cittadino guardiese nei modi, nella forma più appropriata. Merita la cittadinanza onoraria, me lo auguro, perché farà anche un altro volume. Speriamo che sia un impegno questo. Vabbè, allora un breve saluto al presidente della Prologo di Solopaca. Questa manifestazione, come sapete, è organizzata dalla Prologo, che sta cercando di iniziare un ciclo nuovo e propositivo, aprendosi il più possibile ad attività che coinvolgano tutta la Valle Telesina. Sono Antonio Adonisi, la parola. Buonasera a tutti, vi ringrazio per essere qui questa sera per questa importante manifestazione, una manifestazione culturale, per vedere tanta gente per una presentazione di un libro è un buon segno, significa che siamo un paese almeno culturalmente ancora vivo. Quando il professore De Vita mi ha chiamato, mi ha proposto di presentare il suo libro qui a Solopaca, io sono rimasto subito entusiasta, quindi mi sono subito attivato per organizzare questa presentazione. È stato proprio il professore De Vita a suggerirmi il nome di Salvatore Donofrio, che tra l'altro già collabora con la Prologo, per la gerente, collaborato quindi sempre in stampo culturale, e quindi ha pescato proprio nel bacino i collaboratori della Prologo. E io ringrazio Salvatore per aver per coordinare questo evento questa sera. Nient'altro, non voglio rubare altro tempo, però voglio sottolineare l'importanza di eventi del genere come proprio tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, che è proprio lo scopo che ha la Prologo, non solo la Prologo di Solopaca, ma tutte le Prologo iscritte all'UNPI, l'Unione Nazionale Prologo d'Italia, è proprio quello di valorizzare proprio questo patrimonio immateriale che se non viene messo su carta con questi studi, prima o poi scomparirà, perché si tramanda solo oralmente di padre in figlio, quindi si spera non scompaia subito, che rimanga sempre viva, però comunque che soprattutto nella società moderna si guarda alle cose, all'apparenza, soprattutto alle cose futili, sottolineare questa tradizione religiosa molto importante. Poi molti mi chiedevano come mai una presentazione di un libro di settennale a Solopaca, cioè che c'entra Solopaca con Bari, come che c'entra? A parte che siamo due paesi confinanti, ma molti solopachesi partecipano attivamente anche ai libri settennali. Non solo, anch'io tra l'altro ho partecipato come coro grazie al maestro Michelangelo Maggieri, che mi ha fatto la possibilità di partecipare a questo evento e a vivere i riti settennali dall'interno e a vedere proprio la fede vera dei guardiesi. Quindi è una manifestazione molto sentita da parte dei guardiesi. E poi ci sono anche altri solopachesi che hanno partecipato anche come figuranti, poi mi dicono anche come sta tenendo questo. Rimane nel segreto, perché ogni battente quindi lo fa in modo anonimo. Vabbè, detto questo, lascio la parola ai relatori e non voglio rubare altro tempo. Buonasera a tutti. Allora, iniziamo la presentazione.